Grande Fratello, Elena Prestes e Lorenzo Spolverato. Tra chiarimenti e dichiarazioni. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato. Nel corso della serata, Elena e Lorenzo si ritrovano in piscina per fare chiarezza sul loro rapporto. Mentre in giardino gli inquilini decidono di godersi la serata tra balli, musica e spensieratezza, Elena e Lorenzo ne approfittano per ritagliarsi un momento tutto per loro. I due iniziano a confrontarsi sulla giornata appena trascorsa. Elena racconta di aver avuto modo di chiarire con Iago e, avendo apprezzato molto le sue parole, si dice soddisfatta del confronto avuto in quanto le ha permesso di ritrovare la sua serenità. C'è stato un fraintendimento, esclama. Reputandosi una ragazza molto allegra e solare, si augura di superare sempre i numerosi momenti di sconforto che le si presenteranno e, pronta a farsi conoscere, conclude. Quello che voglio dare è la mia allegria. La conversazione tra i due prosegue. Curiosa di scoprire qualcosa in più circa il rapporto tra Lorenzo e Shaila, la ragazza domanda. Hai provato qualcosa per lei quando non ero qui? Il concorrente ripercorre quanto accaduto tra lui e Shaila durante i primi giorni di convivenza. Dice di aver iniziato questa avventura in sua compagnia e di essersi legato a lei in quanto ha sentito fin da subito una certa sintonia. Reputandola un punto di riferimento, nei giorni seguenti l'ha sempre cercata in casa. Avendo ricevuto da parte sua attenzioni e comprensione, ha iniziato a fraintendere le sue intenzioni e ciò lo ha portato a fare dei passi indietro. Ho bisogno che mi capiscono, afferma. Proprio per questo dice ad Elena che, avendo trovato in lei un punto di riferimento, vorrebbe vivere il loro rapporto senza precludersi nulla. Il ragazzo approfitta del momento per esprimere anche le sue paure. Viste le sue esperienze passate, dice di essere piuttosto frenato nelle frequentazioni in quanto teme di poter ferire qualcuno con il suo atteggiamento. Per tale motivo, ad oggi preferisce viversi il momento. Io ho paura di definire qualcosa. Pronta a rassicurarlo, Elena lo invita a non preoccuparsi. È chiaro che dobbiamo andare piano, esclama e, mostrandosi comprensiva, aggiunge. Stai tranquillo. Pur avendo paura di potersi innamorare, la ragazza crede che entrambi possano solo farsi del bene e per questo si augura di poter proseguire questa avventura in sua compagnia. Meno male che ci sei tu, afferma. Commosso dalle parole della ragazza, Lorenzo scoppia in lacrime e, stringendola in un abbraccio, conclude la conversazione dimostrandole l'affetto provato nei suoi confronti. Ti voglio bene. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.